giorni, se la matematica non è un'opinione, il 23 giusto siamo al 4. 19 giorni ad uno degli appuntamenti più importanti del mondo. Di cosa parliamo? Naturalmente dei mondiali che per la prima volta saranno ospitati in Italia, che è il mondiale di pallavolo femminile, e naturalmente parliamo della nostra nazionale che proprio da Roma inizierà la sua avventura. Al Paralottomatica il 23 settembre si inizierà contro la Tunisia. Questo regalo che ci ha voluto fare la nostra nazionale di Italia Volley femminile è anche, diciamo, vuole rappresentare in qualche modo anche un volano per regalarsi alla città e affinché anche la nostra città risponda in modo massiccio a sostenere tutte le nostre azzurre. Mister. Beh sì, noi siamo molto contenti di fare qualcosa per Roma, qualcosa per Roma, qualcosa per questo evento che parla di talenti. Speriamo di riavere questo grande affetto che abbiamo avuto noi per voi stasera dal 23, perché comincerà il grande mondiale per noi. Debutto con la Tunisia, al di là del risultato, insomma, l'uscita nel Grand Prix ha dato sicuramente degli spunti per lavorare, per migliorarsi, per perfezionare dei meccanismi, per oliare dei meccanismi, alla luce di un appuntamento importantissimo, no? Sì, siamo alla fase di definizione, stiamo curando i particolari, stiamo cercando di curare bene anche l'aspetto agonistico, quindi stiamo avvicinandoci il più possibile a quello che sarà il ritmo gara. Ancora non ci siamo, negli ultimi giorni cercheremo di fare qualcosa di più, ma state certi che faremo il massimo. Oh, la nazionale, Francesca, una riflessione su questo appuntamento, tema centrale giovani, insomma, la tua. Ma siamo il futuro. I giovani sono il futuro, quindi una bella serata, ho visto dei grandi ballerini, grande moda e che dire, un grande in bocca al lupo a tutti, a loro e a questa bella squadra. Senti, che cosa ti senti di dire insomma per questo appuntamento? Come vi state preparando? Come procede il lavoro? Ma ci stiamo preparando bene, manca veramente poco, ma la voglia è tanta. Penso che sappiamo il fatto nostro, abbiamo bisogno anche di voi e noi daremo il massimo, come ha detto l'allenatore, e non vediamo l'ora di scendere in campo. La sosteniamo la nostra nazionale dal 23 settembre al Paralottomatica.